Gomez. Il suo ultimo LP l'ho registrato subito. Che sballo! Cosa? Grandioso! Questo sì è sound! È sound e come? Andrebbe ascoltato con lo stereo! Mi vengono i brividi, sai? È eccitante! È come una droga! Ferma qui! Si deve accorgere che torno ora a casa. Se n'è accorto ormai. La luce è accesa. In camera da letto. Lascia sempre la luce accesa. Lo fa per farmi sentire in colpa. Davvero? Sì, Alex. Sul serio. Ma non posso farci niente. Torniamo un'altra volta a casa tua. Anch'io, sai. Che cosa? Mi sento in colpa. Perché domani andrai male a scuola. Tanto vado sempre male. Ma so il perché. La scuola non è il mio forte. Beh, vuoi scendere? No! Su, sbrigati. Come mai non c'è luce? Quale luce? Quella del portone. Il lampione è rotto da diversi giorni. Ma stasera è spenta anche la luce del portone. Io, oltre a sentire i rimorsi, ho anche paura. Di che cosa? Al buio ho sempre paura. Da bambina, quando andavo a letto, non volevo che mi spegnessero la luce. Allora, buonanotte. Dormi bene. A domani. Giù. Qualcuno che ha sparato. Dal buio. Laggiù.
Chi c'è? Chi ha sparato? Venite fuori! Non stare qui, entra in casa, su. Va. Telefona a un ospedale e che mandino subito qualcuno. Corri. Calmati adesso, calmati, ti prego. Cerca di farti forza. Perché è successo questo? È terribile, papà. Mio Dio, è Alexander. Chi lo avrà? C'è un medico, se ne sta occupando lui. C'è la polizia. Su, prendi questa. Ti calmerà un po'. Ti sentirai meglio, vedrai. So quello che provi, ma io ti sono vicino. Non è morto, vero? Non lo so, Cosima. Possiamo entrare? Polizia? Sì. È morto, non è vero? Sì. Mia figlia ancora non lo sa e io non mi sento di... Vuol dirglielo lei? È molto impressionabile. È morto, non è vero? Sì. Cosima, per l'amor di Dio, no! Chiamate il medico almeno! Quello ormai è morto, è inutile perdere tempo con lui, no? Cosima, ti prego! Calmati, ti prego! Ci sono io qui, Cosima! Calmati! Forse dovrebbe farle un'iniezione. Se dormisse si calmerebbe. Dormire l'ha sempre aiutata. Dovrebbero uscire tutti, per favore. Sì, sì. Vogliamo parlare un momento? Sì, naturalmente. È tutto quello che ho nella vita. Lei mi capisce, vero? Prima non era così. Reagiva con forza. Poi, da un certo momento... È diventata sempre più eccitabile. È un bravo medico? Sì, credo di sì. Sarà meglio forse che chiami il mio. Ah, certo che a questo... No, va bene anche questo, non si preoccupi. I nostri medici sono pratici di collassi nervosi. Il morto chi è? Si chiamava Bork. Alexander Bork. Gestiva una discoteca. Era il fidanzato di mia figlia. Volevano sposarsi fra 2 o 3 mesi, quando lei avesse finito la scuola. Erano usciti stasera? Sì. Come tutte le sere. Frequentavano sempre lo stesso locale. Musica, danze, alcol. Non mi piaceva affatto che lei andasse in compagnia di certa gente. E inoltre c'era la scuola, la maturità. E quando non si studia? Der Mann hat eine Diskothek, sagten Sie. Ja. Mit Musik bildet man sich ja heutzutage für das Leben aus. Mit einer ganz gewissen Art von Musik, wenn sie nur laut ist. Laut und unverständlich. Man legt da so etwas wie eine Prüfung ab. Man hat sie bestanden, wenn man auf den ersten paar Takten weiß, um was es sich handelt. Um was für eine Musik, um was für einen Sänger. Und dann darf man es zeigen, so ein beglücktes, idiotisches Grinsen. Alexander Bork, wie alt ist er? 35. Meine Tochter ist 19. Schon der Altersunterschied.
Dina war in der Diskothek mit ihrer Tochter verlobt, offiziell verlobt. Ja, sie sagte mir, sie betrachte sich als verlobt. Und Sie waren nicht einverstanden mit dieser Verbindung? Nein. Und Sie sehen ja, wie recht ich hatte. Ein Mord vor meiner Haustür. Questo omicidio, secondo lei, potrebbe avere qualche motivo preciso? Qualche motivo? A mio parere, possono essercene parecchi. Io insegno e mia figlia frequenta la mia classe. Oh, lei insegna? Sì, in una classe nella quale si è scatenato il diavolo ed è in questa classe che mia figlia è diventata quello che è adesso. Ribelle a qualunque insegnamento. Ribelle a qualunque autorità. Tutti questi ragazzi sembrano... sono pazzi irrecuperabili. Delirano. Motivi? Ce ne sarebbe più d'uno. Gelosia? Sì, anche. Signor Stein? Sì? Vorrebbero trasportare sua figlia in ospedale per tenerla sotto controllo. Se lei permette, naturalmente. Cosima, come sta? Accompagnala in macchina. Dal punto di vista psichico è estremamente labile. Sì, lo so. Si è mai drogata? Non lo so. Ma non posso escluderlo. Qualche volta l'ho vista in uno stato di confusione tale che ho dovuto chiamare il medico. Ritengo sia meglio tenerla sotto osservazione almeno per tutta la notte. Certo. Potrà venire a trovarla domattina. Buonanotte. Buonanotte. E lei cerca i motivi. Sa dove può trovare gli assassini? Nella mia classe. Fra i compagni di mia figlia. Okay. Lassen Sie mich reden, ich möchte noch ein paar Worte sagen, die ich mir heute Nacht zurechtgelegt habe. Ja, schon gut. Das sind keine Schüler, das sind Mörder. Ein paar von ihnen, eine Gruppe von 5 oder 6, die mir mein Kind zugrunde gerichtet haben. Sta arrivando. Seduti, per favore. Credo che abbiate saputo quello che è successo davanti a casa mia, davanti alla mia porta, questa notte. È stato ammazzato un uomo e molti di voi lo conoscevano. Si chiamava Alexander Bork. Siete ben informati? Ma nessuno mi risponde? Eh? La notizia vi risulta nuova? Betsky? No, professore, lo sapevamo già. Questa notte mi hanno... Si alzi per rispondere. Questa notte mi hanno telefonato da Rocky dandomi la notizia. Spieghi al signor ispettore di polizia che cos'è questo Rocky. È il nome della discoteca di Alex, ispettore. E Alex chi è? Alexander Bork. Chi li ha telefonato? Polman, il suo socio, dopo averlo saputo dalla polizia. Ha telefonato a lei. Lei quindi era in casa. E come avrei ricevuto la telefonata, se no? Stavo già dormendo. Sono uscito immediatamente. Lei è uscito per andare dove? Risponda. Sono uscito per venire da lei, professore. Volevo parlare con Cosima, ero preoccupato. Preoccupato soprattutto per lei. È venuto a casa mia. Però non ho trovato nessuno. Perché ero andato all'ospedale.
Cosima ha un gravissimo collasso nervoso. E di questo fatto il maggior responsabile è proprio lei, Betsky. Lei. Ma non soltanto lei. Slubak, si alzi. Binks, Luther, in piedi. Anche voi ritengo responsabili. E anche gli altri. Tutti potrei ritenere responsabili. Tutti quanti. Siete stati voi a far conoscere a Cosima quel locale, quella gente. Tutti quegli eccessi. Di ogni genere. È vero, Betsky? Binks, è vero? Nessuna obiezione, dunque. Le avete fatto conoscere quella libertà sfrenata che promette solo il piacere, che non impone nulla, neanche il pur minimo dovere. Zero assoluto. E una delle conseguenze è l'omicidio. Se qualcuno di voi è responsabile anche di questo, non sta a me deciderlo. Ora mi sento meglio. Se vuole fare qualche domanda. Lei si è rivolto ad alcuni dei suoi allievi direttamente? Sì, infatti, li ho chiamati per nome. Betsky, Slubach, Binks e Luther. Perché quei quattro? Perché sono suoi amici, gli amici ai quali mia figlia dava ascolto più che agli altri. Da loro quattro ha ricevuto le influenze più malefiche. Se lei cerca motivi validi, li troverà fra di loro. Bene. Senti, domani ricordati. Comincerò da lei. Tutti gli altri escano. Ci vediamo domani. Mi chiamo Derrick. È in ospedale? Sì. Ha avuto un collasso nervoso. È stata sempre così. Quando le succede qualcosa, crolla. Le sue condizioni sono forse peggiori di quello che hanno constatato la notte scorsa. Questa mattina avrei voluto interrogarla, ma il medico me l'ha impedito, purtroppo. E così non vi ha detto niente? No. La disturba il fumo? No, fumi pure. Ma qui è permesso. Qui non è permesso niente. Grazie. Allora, deve farmi delle domande, no? Sì, il professor Stein dice che lei era in rapporti di amicizia con Cosima. Sì, è esatto. Sarò più esplicito, se permette. Sì, siamo andati a letto. Voleva sapere questo. Sì, proprio questo. L'ho capito subito. Glielo si leggeva negli occhi, sa? Dicevo tra di me, vedrai che adesso ti spara quella domanda. Sia un po' indulgente con me, la prego. Io cerco di capire la situazione. E va bene. È stata la mia amica. Per quanto? Fino a 6 mesi fa. Da quando ha conosciuto Bork? Sì, esatto. E le ha dato il ben servito? Lo chiami come vuole. Come voglio. Scusi, lei come lo chiamerebbe? Lo chiamerei ben servito. Mi ha piantato. Di punto in bianco per colpa di un... Non le sarà certo difficile capire quello che io pensavo di Bork. Comunque lei me lo dica ugualmente. Che opinione aveva di lui? Per me era come una bottiglia vuota, con una bellissima etichetta. Lo conosceva bene lei? Sì, frequentavo sempre il suo locale. Ha il più potente impianto stereofonico di tutta Monaco. Non potevo farne a meno. Ha tentato di evitarlo? Sì, per un po' di tempo. Ma non c'è nessun motivo che io le racconti queste cose. La notte scorsa, a luna precisa, lei dov'era? Nel mio letto. E non ho nessun testimone. Come la mettiamo adesso? Buongiorno, professore. Che cosa è successo questa notte? Si è già sparsa la voce dappertutto? Se ne parla nella sala dei professori. Come sta Cosima? Sta meglio, grazie. Ho sentito che è in ospedale. Soltanto uno shock, è sotto osservazione. Lui era il padrone di quel night? Sì, sì. Non approvavo quell'amicizia, lo sanno tutti. Lei personalmente non ha nessuna idea, nessun sospetto?
Non no. immagina chi possa essere stato? No. Nemmeno riflettendoci. Mi dispiace. Ma pazienza. Può andare. Per favore, mi mandi qui Schlobach. Wo stand er denn eigentlich? Wer? Der im Garten von Dr. Stein. Hat man denn da keine Fußspuren gefunden? Sie kennen sich aus, was? Ja, und die Hülsen? Es ist doch zweimal geschossen worden, da sind doch zwei Hülsen rausgefallen. Wenn es eine Pistole war. Ja, die Hülsen haben wir gefunden. Kann man nicht an solchen Hülsen feststellen, aus welcher Waffe geschossen worden ist? Wenn man die Waffe hat, ja. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Schlobach soll reinkommen. Da ja. Schlobach, tocca a te. Tieni la bocca chiusa. Rispondi solo, sì o no. Allora, Betsky, ha saputo rispondere a tutte le domande? Adesso mi lasci in pace. Lo sa che qui non può fumare? Devo avvertire il preside? Eccomi qua, Harry. Salve, Stefan. Questo è il signor Polman, il socio di Borg. L'ispettore capo Derek. Salve. Salve. Hanno messo su il locale insieme, quando? 3 anni fa. Soci al 50%, abitavano qui tutti e due. Proprio qui sopra, al primo piano. Un appartamento unico? Sì, dividevamo le 6 camere. Martina, bevete qualcosa? Visto che siete qui alla sorgente. Sì, una birra. Hi. Una Helles. For you? Tu. Ok, tu beer. Ok. Il signor Polman dice che Bork tutte le sere si vedeva con Cosima. O qua giù o di sopra. Erano molto attaccati, vero? Sì, indubbiamente. Alex era pazzo per quella ragazza. Io gli dicevo sempre, che diavolo combini? Va ancora a scuola. A lei sembrava che fosse una bambina? Chi? Quella? Se le bambine fossero tutte così. Che cos'era allora? Una che voleva sempre di più. Non si accontentava di niente, non rinunciava mai a niente. Io dicevo ad Alex, ma che cosa fai? Non ti salterà in testa di sposarla? Parole al vento. Ed è finita così. Lei vuol dire che la ragazza entrerebbe in qualche modo in questo delitto? Lei ne è stata la causa, è chiaro come il sole. Conosce Heinz Betsky? Sì, lo conosco. Aveva avuto rapporti con Cosima Stein, credo. Oh, e come? Quando la ragazza stava con lui veniva qui tutte le sere e poi non si è più visto. Dunque, rivalità accesa tra Bork e Betsky. Alex era un tipo molto strano. Diceva sempre, se Betsky potesse, mi torcerebbe il collo. Il nostro impianto, la interessa? È davvero così buono? Cosa? L'impianto? Sì, Betsky dice a tutti che è favoloso. È costato 1600 marchi. Un bel po' di soldi. Sentiamo se li vale. Prego. Non ne trova un altro uguale in tutta Monaco. Ecco, vede? Alex era il tecnico. E lei era l'impresario. Sì, ne capivo più io di lui. Io ero la mente dell'impresa e lui la fedeltà. Alta fedeltà. È una spiritosaggine. Ah, ecco.
rendere molto tutta questa roba. Quanto si riesce a ricavarne? Ogni mese? Sì. Circa 500.000, facendo la media. E chi li intasca adesso? In che senso? La metà di Bork, a chi tocca? Toccherebbe a me. Se fossi morto io sarebbe rimasto tutto a lui, eravamo d'accordo così. L'avevate anche messo per iscritto? Sì, l'abbiamo messo per iscritto. Ma c'è qualcosa che non va, forse? No, è tutto regolare. Dunque, quei due si detestavano a morte. Sì. Ritiene che Betsky possa averlo ucciso? Sì. Ah, ecco, era quello che volevo sapere. Grazie. Hallo, Hinz. Guten Tag, Herr Doktor. Ich habe mir erlaubt, ein paar Blumen abzugeben. Nur abzugeben, ich habe sie nicht gestört. Ich habe nur meine Anteilnahme ausdrücken wollen. Danke Ihnen schön, Hinz. Keine Ursache. Für mich war es eine Selbstverständlichkeit. Danke. Cosima. Ti senti un po' meglio? Un po'. Che brutta notte. Sì, sì, ti ho vista. Ero qui. Sei stato qui? Tutta la notte. Ero di là nel corridoio. Non mi lasciavano entrare. E ho aspettato là fuori. Tutta la notte? Finché non ti sei addormentata. Si è saputo chi ha sparato? No. Stanno ancora indagando. La polizia oggi è venuta a scuola. Sono venuti a scuola? Gliel'ho detto io, non c'è niente di strano. Sì, è vero. Io continuo a pensare, sai? A chi pensi? Pensi a Betsky? Lo hanno interrogato. Tutti gli hanno interrogati i tuoi cosiddetti amici. Devi ringraziar loro di tutto questo. E la polizia cosa ha scoperto? Betsky era a casa sua. Stava dormendo. Come tutti gli altri. Slubach, Bings, Luther. Erano tutti a nanna. Testimoni? No. Non hanno nessun testimone, nemmeno uno. Se è stato uno di loro, è stato Betsky. Questo è stato il mio primo pensiero, Cosima. Non poteva essere che lui, Betsky, ma per quanto anche gli altri, anche tutti gli altri sono egualmente colpevoli verso di te. E tu ti eri data anima e corpo ad amici sbagliati, a uomini sbagliati. Scusa, tesoro. Non affronterò più questo argomento, mai più. Ora voglio una cosa sola, che tu stia meglio. È permesso entrare? Che vuole lei? Come osa venire qui? Non capisco, professore. Tu hai qualcosa in contrario? Me ne vado subito se non mi vuoi. Esca immediatamente. O chiamo il medico. Per me? Non sono mica malato. Lascialo, papà. Che cosa sei venuto a fare? Per dirti solo una cosa. Che mi dispiace per quello che ti è successo. Senta, Betsky. Dovrebbe aver capito che ormai io sono sicuro di una cosa. Sì, professore. Che lei c'è dentro fino al collo. In questa orribile faccenda. E che gliela farò pagare. Molto gentile. Anche tu lo credi? Sì, anche lei. È stato il primo pensiero che ha avuto. Il primo. E tu credi che io sia pazzo fino a questo punto? Da uccidere un uomo? No, non lo faresti? No, questo non lo farei. Sono venuto a dirtelo. E che hai una pistola a casa? L'hai detto alla polizia? Come lei possiede una pistola? Per essere esatti,
ne avevo una. E hai detto alla polizia di esserti esercitato con quella? Allora? Era questo che temevo. Che la tua fantasia mettesse le ali, e sono corso a dirti che non sono stato io. Anche se ammetto che Bork lo detestavo. Ma non sino al punto di volerlo morto. E adesso esca di qui e non si faccia più vedere. Che bravo. Sembra un vero professionista, sa? Complimenti. Sì, ma non lo sono. Chi l'ha fatta entrare? Sua madre. Ma prima ha detto a mia madre chi è lei? Sì, mi sono presentato, è naturale. Polizia criminale. Squadra omicidi. Non avrei dovuto dirlo? Lei spaventa, purtroppo. E lei è uno che si spaventa. L'ha anche interrogata? Oddio, interrogata. Le ho fatto alcune domande. Non avrei dovuto farlo. Questo lo sa lei. E quali sono le domande che ha fatto a mia madre? No, niente di importante. Le ho domandato di Cosima. E poi? Sua madre ha risposto subito. Quella ragazza è stata il grande amore di mio figlio. Ah, ah, ah. Perché ride? Per niente. Non è esatto quello che ha detto sua madre? Esatto. Esatto, sì. Le interessa tanto la mia storia con Cosima? Naturalmente. Si accomodi, prego. Grazie. Un anno fa sono arrivato con mia madre a Monaco. Sono entrato in quella scuola. Ho incontrato Cosima. E per me è stata come una vertigine. Ne vuole? Sì, grazie. Sono entrato in una specie di, come dire, di stato di emergenza. Si può dire così? Sì, sì, rende l'idea, sì. Lei ci crede? A che cosa? A uno stato del genere. Beh, per psicologi e psichiatri sarebbe una... Una scusa, vuol dire? No, io direi una spiegazione. La parola scusa non le piace, eh? Per che cosa? Per quello che uno fa quando non è più a posto col cervello. Questo è un discorso teorico, mi pare. Squisitamente teorico. E così lei, dopo aver conosciuto Cosima, sarebbe venuto a trovarsi in quello che poco fa chiamava stato d'emergenza. Sì, per molto tempo. Ma poi è passato. La mia storia con Cosima è finita in modo del tutto naturale. In un primo momento la cosa mi ha molto colpito, questo lo devo ammettere. Cosima, invece, era... Per lei niente era definitivo, tutto era solamente di passaggio. Transitorio. Io soprattutto. Ero una specie di stazione. Le servivo, come dire, per orientarsi. E poi via, di corsa, verso lontane città. Vuol vedere? Che cosa? Una videocassetta. L'ho girata io stesso. Circa 6 mesi fa. Pressa poco. Una bella festa. C'era metà della nostra classe. E anche altri. Roba da dilettanti, girata per scherzo. Holding you is a warmth that I thought I could never find. Falling in love could be your mistake.
Qualcosa qui si è visto, no? Bork però non c'era. No, ma poi è arrivato anche lui. Quasi tutte le sere andavamo nella sua discoteca. L'aveva vista in azione. Ne è rimasto colpito. È venuto subito da me dicendo: dimmi che cosa c'è fra voi due. Io gli ho domandato: come mai la cosa ti interessa? Perché quella ragazza mi fa impazzire, ha risposto lui. Ecco che tipo era. E a lei non è piaciuto? Non poteva piacermi. E lei gliel'ha fatto capire in qualche modo? Lo ha minacciato? Minacciarlo? Ci siamo picchiati. E da allora mi ha proibito l'ingresso nel suo locale. Senta, se ci tiene a sapere quello che provo per Alex Bork, glielo dico subito. Niente, assolutamente niente. Nemmeno adesso che è morto. Né compassione né tristezza. Sarebbe un indizio questo secondo lei? Mi sta rendendo tutto molto difficile. Che cosa c'è di difficile? Lei è complicatissimo. Mi scusi, torno subito. Cosa vuoi qui? Ho la polizia in casa. Ormai non puoi andare via. Aspettami in giardino. Carina. Non trova anche lei? Sì, molto carina. Come mai la tiene qui? Perché mi piace. Un caro ricordo. Lei ha una pistola, non è vero? Chi gliel'ha detto? Boh, non ha nessuna importanza. Gliel'ha detto Cosima, eh? Oggi sono andato a trovarla. E anche lei mi ha fatto la stessa domanda. Sì, tempo fa ho tenuto la pistola di un amico che me la voleva vendere. L'ho tenuta con me un paio di giorni, era tutta arrugginita. Ho provato anche a sparare. Su 4 tiri si è inceppata 3 volte, l'ho restituita. Restituita a chi? Questo non glielo posso dire. L'aveva trovata per caso. Guardi che sarebbe meglio se mi dicesse il nome. L'aveva trovata, ho detto. Non l'ha denunciata né data via. Lo metterei nei pasticci. È inutile che insista, io non le dirò mai chi è. Lo sa che in conseguenza di ciò lei finirà automaticamente fra gli indiziati? Questo non mi sorprende. Me l'aspettavo dal primo momento. Starai meglio subito quando ti troverai di nuovo a casa tua. In questi posti non si guarisce di certo. Appena metto piede qua dentro mi sento male anch'io, sai? Non te ne sei accorta? Divento afono, depresso. Beh, vediamo un po' cosa dimentichi. Sì? Sì, è qua con me. È l'ispettore. Sì? Ho ancora una domanda, signorina Stein. Lei ha detto che Betsky possedeva una pistola con la quale si esercitava a sparare. Saprebbe dirmi dove? Sì, qui da noi. In giardino, contro gli alberi. Naturalmente. Sì, d'accordo. Ma wollte er denn? Er fragte nach der Pistole, die Hans Betsky besitzt. Und wo er seine Schießübungen gemacht hat. Und? Wo hat er sie gemacht? Bei uns im Garten. Was? Du warst nicht da und er wollte sie unbedingt ausprobieren. Ich sag dir ja, der Junge hat nur Unglück gebracht über uns alle. Da wird in meinem Garten mit Pistolen geschossen. Was denn noch alles passiert in meinem Haus? Komm, lass uns gehen. Was wollen Sie denn? Kann ich mal reinkommen? Ich habe gehört, Kuse ist wieder zurück. Ihre Besuche sind hier nicht erwünscht, Betsky. Nur einen Moment, nur einen kleinen Augenblick. Nein!
heute nicht bei dir geblieben. Kommst du nicht runter? Du kannst doch nicht ewig hier sitzen und diese Musik hören. Cosima? 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 Betsky, non tollero che lei ronzi qua dentro. Sparisca. Va bene, professore. Va bene. Sparisco. Era Heinz? Sì. Digli che venga su. Betsky! Che cosa posso fare per lei? Non so che cosa voglia Cosima, ma da lei, Betsky, non può venire niente di buono. Perché dice così? Lo dico perché è così. Non voglio discutere con lei. Ciao, Cosima. Perché sei venuto? Cosa vuoi? Che tipo? Volevo vedere come te la passi. Hai già un'altra faccia. Sì, è vero, ha ragione. Hai un aspetto migliore. Adesso dovresti cominciare a mangiare. Ma come, non mangia? È contro natura stare senza mangiare. Ti fa perdere la carica, sai? Dimmi perché sei venuto qui. Ti voglio aiutare. Perché tu esca al più presto da questa brutta faccenda. E tutto torni come prima. Come prima. Dagli ascolto. Ha ragione. Comincia a trovarsi d'accordo con me in qualcosa, professore. Mi ero abituato al contrario. Lei è cinico, Betsky. Cinico? Sì, cinico. Per abitudine. Anche adesso. Mi dispiace quello che... Ma perché mi guardi così? Non credevo che a te dispiacesse qualcosa. Neanche se te lo giuro. Adesso cerca di mangiare. Sono sorpreso, Betsky. Che io sappia usare l'apriscatole? Sa quello che intendo. Non la credevo capace di simili attenzioni. Che delusione, eh? Dov'è un bollitore? Là. E mi domando a che cosa miri con questo. Si mira a qualcosa usando attenzione? Lei sì. Si sbaglia, professore. Io desidero soltanto che Cosima esca bene da questa faccenda. Che fa lì? Tagli il pane, almeno. Lei è un dritto, Betsky. Crede? Tenta di riguadagnare terreno con Cosima. È chiaro che sto cercando questo. Cosa crede lei? A Cosima sono più adatto io di Bork. Tutto sommato è meglio che sia morto. Lui l'avrebbe di certo rovinata. Sta arrivando la polizia. Che cosa vogliono? Sanno che lei una volta ha sparato contro gli alberi nel mio giardino. Forse cercheranno i proiettili, i bossoli. Non farli entrare, Cosima, non farli entrare. Perché? Anch'io voglio conoscere la verità. Ti supplico, Cosima, di che non ti ricordi contro quale albero ho sparato. Aspetta, non aprire. Allora, signor Betsky, vuole aiutarci? Ha sparato contro quest'albero. Ci indichi da che punto sparava. Da qui. Come prendeva la mira?
così. Benissimo, diamoci da fare. Ti ho trovato finalmente. Jetzt sind Sie dran, Herr Spetzky. Sie holen die Kugeln aus dem Baum. Ich sehe es. Suchen Sie den Boden ab. Nach den Hülsen. Sind Sie denn da gestanden? Genau da. Sie erinnert sich gut. Zu gut. Doktor, ich habe gar nicht gewusst, wie sehr Sie Ihre Tochter lieben. Ich habe Ihnen so viel Gefühl gar nicht zugetraut. Aber mit zu viel Gefühl bringt man sich nur in Schwierigkeiten. Habe ich Sie falsch eingeschätzt, Petzky? Wenn die Polizei nach mir fragt, ich bin nach Hause gegangen. Petzky. Auf Wiedersehen, Doktor. Na, geht's dir gut? Mir geht's gut. Dir? Na, nicht besonders. Das kann ich mir denken. Sie haben alles gefunden. Die Kugeln, die Hülsen. Alles gefunden, alles mitgenommen. Kriegst du Angst jetzt? Ja, seit gestern. Du warst es, du hast ihn umgebracht. Du Mörder! Heinz, was ist denn? Professore. Venga da me, Betsky. Lei è espulso. Me l'immaginavo. La posso aiutare? No. Bork è stato ucciso con la sua pistola. Non era mia, l'avevo già restituita. Ci dica a chi. Ho un mandato d'arresto contro di lei per favoreggiamento. E con quello mi porterebbe via? Con le manette ai polsi, magari. Il signor Schlubach potrebbe uscire un momento. Il signore della polizia. E che cosa vuole? Ho dovuto dirlo. L'avevo immaginato. La pistola apparteneva a lei? Sì. L'aveva trovata per caso. Con tutte le munizioni? Dove l'aveva trovata? Durante una spedizione del collettivo ecologico. In mezzo a un bosco c'era un gran mucchio di detriti. Lui trovò la pistola in una grossa scatola e in un'altra le munizioni. Portammo tutto a casa sua. Chissà chi se n'era sbarazzato. Butta via quella robaccia. E perché? Guarda, vedi come scatta? Va ancora benissimo. Ma che vuoi farci? Che vuoi che ci faccia? Niente. Me la tengo, no? E funzionava davvero.
Un giorno voglio provarla anch'io e per questo andai da Cosima. Poi la restituì a lui raccomandandogli di buttarla. Però non lo fece. E il seguito qual è? La mia classe, per favore, venga qui. Eravamo tutti a ginnastica, quando il professor Stein ci radunò improvvisamente. È incredibile. Luther, venga un po' qui. Il preside circa mezz'ora fa l'ha chiamata a rapporto, è vero? Sì, non gli andava che fumasse. Che cosa stava fumando? Vuol dirlo, per favore? Mi ha fatto vedere la sigaretta che le ha sequestrata. Si tratta con certezza di marijuana. Il preside mi ha incaricato di controllare, nel guardaroba, fra tutti i vostri oggetti personali. La cosa riguarda tutti quanti voi, dal primo all'ultimo, ragazzi. Perquisirò tutto. Borse, abiti, cartelle. Se qualcuno ha da obiettare qualcosa, lo dica adesso, subito. Heinz, che diavolo faccio se quello mi trova la pistola? L'ho lasciata nella borsa. Non l'avevi buttata via? No! Idiota. Sei fregato adesso. Perquisì tutta la nostra roba per più di mezz'ora. Quando riapparve ci guardò in silenzio. Poi si allontanò senza dire una parola. Non c'è. Non c'è più. Aber Dr. Stein würde doch etwas gesagt haben, wenn in der Tasche eine Pistole gefunden hätte. Wir sind nun mal seine Klasse. Er hält zwar nicht viel von uns, aber er brachte es nicht fertig, zum Direktor zu gehen und zu sagen, er habe da eine Pistole gefunden. Er hat sie also eingesteckt und mitgenommen. Er wusste ebenso wenig, wie er sie loswerden sollte, wie Schlobach. Seitdem ist sie in seinem Hause. Volete uscire tutti, per favore? Grazie, bello. Vieni a casa mia tu. Io e te, vabbè, vieni, passa. Tu sarai bene? Sì, sono bene. D'accordo. No, io vado in casa. Così me ne ero. Sì. Vieni a casa mia, ragazzi. La pistola con la quale Betsky si esercitava in giardino e che lei poi prese dalla borsa di Schlubach in guardaroba è la pistola con cui è stato ammazzato Bork. Io non volevo perdere Cosima. Non per darla a quell'uomo. Ecco qua. Betsky, lei ha capito tutto immediatamente, ma voleva aiutarla.